Buongiorno, siamo gli studenti dell'Istituto Leonardo da Vinci di Martina Franca. La mostra che abbiamo allestito, con pannelli esplicativi sui legami e le relazioni reciproche tra le due sponde dell'Adriatico, rientra nel progetto di PCPO, ovvero Ex Alternanza Scuola-Lavoro. Il titolo del progetto è Service Learning, ovvero un modulo di avanguardia educativa che trasforma la lezione in una continua attività laboratoriale attraverso la didattica del patrimonio. Lo scopo è la valorizzazione delle diversità culturali e la promozione del dialogo interculturale quale modello di sviluppo economico sostenibile, oggi più che mai indispensabile in un periodo scosso da movimenti di guerra. La mostra si articola in quattro sezioni, accomunate da legami storici, culturali e ambientali. La prima è dedicata alle figure di Elena di Tiro, Itamar e Gualtiero di Rin, personaggi che nell'arco di un secolo hanno, con politiche matrimoniali, tentato di allargare i loro possedimenti oltre l'Adriatico. La seconda si riferisce al legame culturale che si manifesta attraverso il culto religioso greco-ortodosso, presente a Martina Franca come testimoniato dalle chiese edificate dalle diverse etnie componenti la popolazione. La terza è un percorso che testimonia un legame ambientale attraverso la descrizione di alcuni elementi tipici della vegetazione locale e oltre all'Adriatico. La quarta ripercorre i passaggi fondamentali di un gemellaggio diretto che lega Martina Franca alla città greca di Nea Ionia, esempio tangibile dell'incontro tra le due culture. Buon ascolto. Iniziamo il nostro percorso parlando di Elena di Epiro, la zia di Itamar, la cui storia verrà spiegata successivamente. Elena di Epiro nacque nel 1242 e apparteneva alla corte di Epiro che governa questo territorio tra il XIII e il XIV secolo. Si sposò molto giovane, aveva circa 17 anni, con Manfredi di Svevia, figlio di Filippo II, re di Sicilia. Il loro matrimonio fu celebrato a Trani e fu molto lussuoso e sfarzoso. Elena non ebbe molta difficoltà ad ambientarsi nella corte del suo consorte, poiché era abituata allo sfarzo presente nella corte del padre, piena di intellettuali, poeti e gente comunque di culto. Ebbero da questo matrimonio nacquero quattro figli, una era Beatrice, la primogenita, e altri tre figli, Federico, Enrico e Anselmo, chiamato anche Anzolino. La successione al trono di Sicilia subì diversi scontri con il papato, tanto che Clemente IV decise di spodestare Manfredi dalla corte di Sicilia e ci mise Carlo d'Angio. La corte di D'Angio e Manfredi ebbero diversi scontri fino ad arrivare alla battaglia di Benevento nel 1266, nella quale Manfredi perse la vita e definitivamente la corona. Elena e i suoi figli furono costretti a scappare e si rifugiarono a Trani, quale molto vicino per raggiungere l'Epiro, la Grecia. A causa di una triste e forte tempesta, però, purtroppo la famiglia fu rallentata e catturata. Elena fu separata dai suoi figli, i quali vennero racchiusi nel castello del Monte, dove rimasero per 30 anni e dove trovarono infine la morte. Elena invece fu portata al castello di Lago Pesole, in provincia di Potenza, dove qui fu trattata come comunque una regina, nonostante la prigionia, poiché di sangue reale. Si narra inoltre una leggenda, la quale dice che Elena si affaccia alla finestra, al tramonto, vestita di bianco, in attesa del suo marito Manfredi e della sua famiglia, che ovviamente non arriveranno mai. E si dice anche che Manfredi, suo marito, si agiti tra le foreste di Potenza con un mantello bianco e a cavallo bianco. Itamar era la moglie di Filippo I di Taranto che ha costruito il palazzo ducale di Martina Franca. Itamar era la figlia del despota Nicandro I Lucas e della sua seconda consorte Anna Cantacuzena. Anna desiderava sanare i rapporti fra l'impero epirico e il bizantino, infatti voleva far sposare Itamar con Michele, che era il coimperatore di Andronico II il Paleologo, ma l'idea venne rifiutata dalla Chiesa in quanto i due erano cugini e quindi il matrimonio non poteva essere celebrato. Così Nicefalo decise di, diciamo, rafforzare la sua potenza e di allontanare il più possibile da quella di Costantinopoli e fece sposare Itamar con il quarto figlio di Re Carlo II, re di Napoli, Filippo I di Taranto. Questo matrimonio venne celebrato per procura il 12 luglio del 1294 e vennero
nel settentrionale dell'Epiro e delle terre epiriche e alla morte di Nicefalo la resta è stata territorio greco. Così Filippo diventava uno dei più importanti posseditori terrieri e quindi è costretto a nominare dei vicari francesi per l'amministrazione di queste terre. Ma non verranno mai viste di buon occhio dalla popolazione greca in quanto non rispettavano la libertà di religione. Dopodiché muore il papà di Itamar e quindi per il contratto il territorio epirico doveva diventare tutto di Filippo, ma Anacanto Cusina decide di governare come reggente al posto del figlio Tommaso e di non cedere nessuna terra a Filippo. Così Filippo decide di far valere in un primo momento la forza, poi cerca di avere un compromesso, ma non otterrà nulla e quindi decide di proseguire con le armi, ma questa guerra non andrà bene, infatti è costretto a ritirarsi e a rischiare di perdere le terre che aveva avuto già prima in dote. Dopo questo avvenimento Filippo va al Papa Clemente V all'inizio del 1307 a Poitiers per avere l'appoggio del Papa appunto Clemente V per l'invasione dell'impero epirico e dell'impero dei Balcani. Avrà questo appoggio ma morirà suo padre e quindi tutti questi piani per invadere nuove terre verranno messi sul secondo piano. Dopo il matrimonio i due coniugi avranno un matrimonio disastroso, infatti Filippo decide di ripudiare sua moglie per un avvenimento della quale non si sa con certezza se sia realmente accaduto o meno, ovvero un rapporto extraconiugale con un uomo di corte e quindi verrà ripudiata e chiusa in un monastero dove morì dopo. L'unica vera vittima di tutta questa situazione è Itamar, che è costretta a cambiare religione e nome, infatti diventa cattolica e prende il nome di Caterina e rimane completamente solo e abbandonata da tutti, anche dal fratello Tommaso che era diventato imperatore d'Epiro, ma si era affidato alle mani dei bizantini che erano per antonomasia i nemici dell'impero napoletano. Il gioiello nuziale è stato realizzato in occasione del matrimonio tra Itamar e Filippo I, in occasione del loro matrimonio nel 1294. Questo gioiello nuziale possiamo trovarlo nel Museo Archeologico del Friuli a Udine. Il pendente è smalto colorato realizzato con la tecnica Chandelier e consiste nel deporre lo smalto in una cavità con dei processi lavorativi. Il gioiello nuziale misura 7,5 per 8,5 per 1,5 cm e è concepito come un uso profano, cioè pendente dal collo. Lungo il coperchio possiamo notare che c'è il tronco di una quercia e le armi raffigurate sono quelle del principe di Taranto, cioè Filippo I Antagiolo, e di sua moglie di Camaro. Poi la presenza degli scudi di Filippo I e di Itamar e la forma del supporto con cui le loro armi sono mantenute ci fa ipotizzare che questo gioiello nuziale è stato proprio realizzato per il loro matrimonio, quindi un'ulteriore conferma. L'autore di questo gioiello è stato realizzato da un orate francese a servizio di Carlo II in quel periodo. Con alta probabilità questo gioiello è stato realizzato prima del 309 Annus Horribilis, in cui la nostra Itamar venne mandata, dopo essere stata ripudiata, venne mandata in un monastero dove poi morì. Gualtieri VI, figlio di Gualtiero V di Brine e di Giovanni di Cetilon, nacque a Brine tra il 1304 e il 1305 e morì a Poitiers nel 1346. Durante la sua vita coprì i ruoli di conte di Lecce, Conversano e di Brine, la sua città natale, nonché duca d'Atene. Durante tutta la sua vita cercò di riaffermare il nome e la potenza della propria famiglia ad Atene, senza però mai riuscirci, dato che perse sempre contro una compagnia di totali.
Nel 1311 suo padre morì durante la battaglia di Abydos e tutti i suoi possedimenti passarono nelle mani di Gualtieri, senso suo figlio. Erano possedimenti per lo più nominali, gli unici due veranti concreti erano la città di Argo e di Nauplia. Dal 1340 si spostò invece tra la Francia e l'Italia. Nel 1325 sposò Margherita nella cattedrale di Brindisi, che era figlia di Itamar Angelina e di Filippo I di Taranto, nonché la nipote di Roberto I di Napoli. Grazie a questo matrimonio, ovviamente combinato, riuscì ad affermare il suo nome nell'Italia meridionale. Durante appunto la sua permanenza in Italia, coprì la carica di vicario di Carlo di Calabria per pochi mesi. In seguito, nel 1331, grazie all'aiuto del Papa Giovanni XXII e di Roberto di Napoli, partì per una crociata verso Atene, cercando appunto la riconquista della città. Riuscì a sottrarre la città di Arta al despota Giovanni Orsini, senza però mai riuscire a riprendersi Atene, dato che in soccorso della compagnia catalana arrivarono i veneziani. Durante questa compagna la riconquista di Atene, morì il suo unico figlio, Gualtieri VII. Sua moglie morì nel 1340 e dal 1342 si spostò in Italia, precisamente a Firenze, dato che gli venne affidato il compito di podestà della città di Firenze, dato che podestà appunto sarebbe dovuto essere una persona straniera. Infatti il conflitto tra i due figli Bellini stava logorando già da molto tempo la città di Firenze. Il suo governo fu un governo di tipo dispotico, in cui instaurò l'estimo e le prestanze forzate, cercando di risanare il forte debito pubblico. Questa manovra non piacque ovviamente ai nobili fiorentini e ai governanti, che decisero di minacciarlo di morte. Lui, il 26 luglio, il giorno di Sant'Anna, scappò via da Firenze e la fuggita del duca di Atene venne ricordata come un episodio mitologico all'interno della città di Firenze, tanto da essere citato da Boccaccio nel Decameron e da essere utilizzato come oggetto della pittura ottocentesca italiana. Lui morì nel 1356 a Poitiers e lasciò tutti i suoi averi e tutti i suoi possedimenti, prima alla sorella Isabella di Brin e poi in seguito alla nipote Maria Engel. A lui si devono molte committenze architettoniche sia in Puglia per la chiesa di Santa Cruce a Lecce e sia a Firenze per l'ampliamento di Palazzo della Signoria e di Piazza della Signoria e di Palazzo Vecchio. Era una chiesa di rito greco-ortodosso. La chiesa risale al
arcivescovo di Taranto. Questa chiesa fu riedificata dall'elemosina del popolo e il 27 maggio 1652 ci fu appunto l'originario statuto e venne confermato. Nel 1776 ci fu lo riscrissero e nel 1777 ci fu il cosiddetto Regio Assemblea da parte di Ferdinando IV Borbone. Possiamo vedere a questa immagine la chiesa avanti riporta un portale semplicissimo e sulla parte laterale ha un portale del tardo barocco. Come possiamo vedere c'è una parte sopraelevata della chiesa raffigurata da un cornicione e nella parte sopraelevata c'è una finestra cino con una cornice mistiline e due ovi con la stessa cornice. Sopra possiamo vedere il timpano appunto della chiesa che è sempre mistiline con due fiaccoloni e al centro una campana. All'interno della chiesa possiamo vedere questo altare in pietra e sopra un dipinto di San Giovanni appunto che battezza Gesù Cristo. Di fronte abbiamo l'assunta appunto che è un'assunta dell'ottocentesca e l'assunta viene tirata su da degli angeli. Di fronte all'assunta possiamo vedere la statua, appunto queste sculture di San Giovanni che battezza Gesù Cristo e all'interno della chiesa c'è anche un oratorio. Questo oratorio per accedere bisogna scendere delle scale, queste scale sono dentro il muro. Appunto quando ci fu la riedificazione nel 1777 fecero queste scale dentro il muro. La chiesa di San Vito è considerata fra le più antiche di Martina Franca e in corso di secoli fu ristrutturata più volte, per questo motivo non conserva più la forma architettonica originaria perché gli altari vengono sostituiti con altri eretti nel Settecento. L'unica fonte di luce è questa monopola strombata che si monta in verso e tale facciata originaria è costruita con una tecnica muraria a pugnato rustico. Entrando sulla controfacciata si trova una tela raffigurante la deposizione della croce, mentre immediatamente a destra sporge una cantura di legno che si monta un dipinto che rappresenta la Vergine con Sant'Anna. L'interno della chiesa è costituito da un'aula rettangolare coperta da una volta a botte, sulla quale si aprono cappelle laterali con altari in tardo settecenteschi. L'altare di San Tommaso da Cantempoli è stato realizzato a spese di Pietro Barnaba. Questo personaggio è un uomo molto importante perché è il committente anche della statua in pietra di San Vito che è posta sull'altare maggiore. Questa chiesa è molto conosciuta soprattutto per aver conservato nel 1645 le reliquie di Santa Tommasia che è la compatrona della città di Vito. Tirate in parte dai privilegi e dalle franchigie che c'erano a quell'epoca grazie a Filippo I d'Angio. Si hanno notizie della chiesa grazie alla visita pastorale di Lelio Brancaccio che incoraggiò l'uso del rito latino al posto del rito greco. La chiesa era dedicata a San Pietro e Santa Lucia e presentava un altare con ex voto dedicato alla santa. I greci però la dedicarono a San Pietro e che si usava secondo il rito della chiesa cristiana d'Oriente e a causa dello scisma nel 1054 che divise la chiesa d'Oriente da quella d'Occidente. Anticamente l'ingresso della chiesa si trovava sulla parte più corta mentre adesso si trova sulla parte più lunga e adornato da una lunetta con due angeli adornati lo stensorio. Sopra possiamo notare il campanile a vela, sormontato da una croce elittica, e possiamo vedere che non è in asse con l'ingresso. Successivamente sono stati creati un finestrone e un'apertura più piccola che hanno attaccato gli affreschi all'interno. Entrando in chiesa possiamo notare due clipei, una a destra e una a sinistra. Quella a destra integro rappresentante San Francesco da Paola e quella a sinistra gravemente danneggiato rappresentante un santo non identificabile. Però in quella a sinistra possiamo notare due date, la data di edificazione 1698 e quella del restauro 1807. Di fronte al clipio destro possiamo notare la
destra c'è la sacrestia, possiamo notare il pannello del Cristo coronato di spine e il crocifisso in carta aperta. Attualmente nella chiesa viene ufficiata la liturgia ortodossa a cura della comunità comune. Parleremo degli aspetti storici, culturali e ambientali che collegano la Puglia con la Grecia, in particolare nelle erbe aromatiche. Composto di tutto riguardo la cucina greca antica, avevano le erbe aromatiche e le spezie, definite da Sofocle come condimenti della nutrizione. Avevano una funzione molto importante nei rituali di iniziazione, nonché nelle pratiche funebri. Con l'origano, la menta e lo smarino si usava a frizionare i cadaveri per preservarli più a lungo, una pratica questa mutuata dalla tecnica culinaria di aromatizzare le carni prima della cottura. L'uso delle erbe è una delle prerogative della cucina greca antica. Ritroviamo il mirto caladafrodite, il lauro apollinio, il timo sacrificale, l'odorosa maggiorana, il sedano afrodisiaco, il digestivo pinocchio, i semi di papavero, il costosissimo pepe e il lentisco di Vittima, ninfa di Artemide che se ne adornava. Era usata per aromatizzare i liquori e per profumare l'alito. Poi troviamo il prezzemolo del basilico, che erano usati per scopi ornamentali e per stracciare gli insetti. Poi troviamo anche la malva e la scodero, che erano due erbe umili, emblema di una divinità parca e semplice, ed erano utilizzati in tempo di carestia. Tant'è che nella letteratura troviamo la malva descritta da Aristotele, da Aristotele nel punto, che la descrive come sostituto del pane perché era molto nutriente. Poi troviamo le cipolle, che erano amate da Platone per il loro potere afrodisiaco, ed erano state importate in Italia dai coloni eubolici. Poi troviamo l'aglio, che era ben amato dai combustari e dai cuochi, e iniziò a comparire in qualche ricetta di pesce. È un credo popolare, quindi anche qui il potere di scacciare streghe e diavoli. Poi troviamo la misteriosa erba Moli, di cui parla Omero nell'Odissea, ed è stata invece identificata dai botanici come Aluna. Era amata e stimata da Aristotele per, come erba afrodisiaca. Un'altra erba sempre amata da Aristotele era lo zafferano. Lo zafferano era ricavato dal fiore cuoco e la sua polvere era la base di un potente filtro d'amore. Le era legato alla sfera femminile. E lo zafferano iniziava a lavorare con un gare, tanto che veniva sparso sul letto, iniziale la prima notte di nozze. Infine troviamo l'anice, che ha un sapore che ricorda la pizza o il frutto selvatico, ed è utilizzato per aromatizzare il tipico liquore greco, l'unzo. Può essere meno duro se invece è sproporzionalmente più meno umido.
Il legno viene lavorato molto bene, ma se viene segato in un parallelo possono crearsi delle crepature. Viene utilizzato per produrre beni di tutte le dimensioni, come vinili, raggi di ruote, granaggi e scacchi. Anche il legno ha un potere calorifico che viene utilizzato per fini energetici, ma anche delle proprietà curative e terapeutiche delle vie respiratorie. La quercia vallonia è un albero che si estende fino a 15 metri di altezza con rami divaricati che vanno a formare una chioma globosa. I rami inizialmente sono di colore giallo-blu e successivamente con il passare degli anni diventano lisci e grigi. Questa tipologia di quercia è caducifoglia, le sue foglie sono dentellate e le sue piante sono definite le più grandi in natura. La sua presenza in Salento è da ricondurre ai monaci bizantini che nel 900, per scappare dalle persecuzioni in Oriente, si insediarono proprio nel Tacco d'Italia. I monaci costruirono nuovi frantoi e piantarono questi famosi e rari semi di quercia. Inoltre questo tipo di quercia ricorre spesso nelle corone auree di pianta mistica. Questa quercia è presente nel Mediterraneo orientale, nei Balcani, nelle isole greche e in Asia Minore. In Italia cresce spontanea in Puglia, più precisamente in Salento, nella provincia di Lecce. Il frutto è la pianta che matura al secondo anno di forma ovale con grosse sforme appiattite. La chioma è espansa e globosa e le foglie si mantengono lungo la pianta cadendo solo nel tardo autunno, oppure con il fenomeno della scissione in primavera. Diciamo che in passato questa pianta aveva un'importanza economica perché dalla pianta veniva estratto il tannino che serviva per conciare i capelli. Una delle più importanti querce la troviamo sulla strada tra Tricase e il porto. Questa quercia è definita rara sia per le sue dimensioni sia per gli anni, perché si stima ne abbia intorno ai 700. Inoltre fu eletta nel 2000 dal WWF albero simbolo della Puglia. Il fragno o quercia stroiana è una piccola quercia dal tronco diritto e ramosa fino alla base e la chioma è espansa ed arrotondata. Apparentemente è molto simile al lecco ma di dimensioni inferiori. Le sue origini sono ricercate nei Balcani. È diffuso soprattutto nell'ex Jugoslavia meridionale, nella Grecia settentrionale e Macedonia. Nella penisola italiana invece troviamo il fragno nella regione Puglia, nel Salento e nell'Alto Piano delle Puglie, mentre in Basilicata a Matera. È una specie tipicamente mediterranea, infatti cresce a livello del mare a circa 600 metri di quota. Secondo alcune leggende e alcune monete, attorno a questo albero nacque il santuario di Zeus a Dodona in Epiro. Tra il IV e il III secolo a.C., questo santuario divenne un luogo di rito per alcune popolazioni greche, tra cui i Molossi e gli Epiroti. Infatti, il re Epiro Pirro viene raffigurato e ritratto con un ramo di questa specie di albero. Il fragno non ama gli ambienti troppo aridi, infatti, però in Puglia è coltivato anche nelle terre rosse, ben unificate, fresche e profonde. Le foglie sono lucide e con i margini seghettati. Inoltre una caratteristica fondamentale è che quando seccano in autunno non cadono, aspettano l'arrivo delle foglie giovani in modo tale da non lasciare mai la chioma sfoglia. La grossa bianda è racchiusa nella caratteristica cupola spinosa, inoltre che matura ogni 2 anni. Il legno del fragno è molto duro ed è adatto all'esterno, ma anche resistente all'acqua per la presenza molto elevata dei tannini. Inoltre viene utilizzato per l'installazione di imbarcazioni, delle traverse ferroviarie e per la realizzazione di doghe delle botti. Inoltre è un ottimo combustibile e produce buon carbone. Non è adatto a non può essere utilizzato a scopo ornamentale perché non è adatto alle piccole dimensioni. La comunità ellenica è sempre stata presente nel territorio di competenza del Grande Salento, che comprende le province di Brindisi, Taranto e Lecce.
invitati a confrontare le idee come unico modo civile per crescere. I punti principali della politica associativa sono la diffusione della lingua e cultura greca attraverso l'insegnamento nelle scuole e per preservare la specificità culturale e linguistica come presupposto per la tolleranza e il rispetto reciproco. Un altro punto è il contributo al dialogo interreligioso. L'associazione Sangue della Comunità Laica rivendica il diritto della libertà di culto per tutti, promuovendo un contatto diretto tra cristiani e ortodossi. Il sito noto come Podarades, oggi noto come Nea Ionia, è stato il luogo dove nel marzo del 1923 si stanziarono più di 500 famiglie di profughi provenienti da Sparta di Pisidia a seguito della guerra greco-turca. Essa è stata chiamata Nea Ionia proprio per la pluralità dei luoghi da cui provenivano questi profughi, e Ionia rappresentava per gli antichi greci l'area costiera di tutta la penisola anatolica bagnata dal mar Mediterraneo e dal mar Nero e colonizzata dai Greci. Essa era una comunità di piccoli pastori e agricoltori e divenne un insediamento stabile e ben organizzato. Infatti fu diviso in due zone, la zona per le abitazioni e quella per gli stabilimenti e le cave di Elefterupoli, letteralmente la città della libertà. Questi artigiani avevano la dote di manifatturare i tappeti e con l'abbondanza d'acqua in questo territorio hanno creato questi stabilimenti per appunto fatturare questi tappeti. Le abitazioni erano composte da questi mattoni crudi e dai tetti fatti di carta catramata ed erano formati da un piano per ospitare almeno due famiglie. Nel tempo la carta catramata venne sostituita alle tegole e si aggiunse un ulteriore piano per ospitare quattro famiglie. Il clima di disagio sociale e di difficoltà di interagire l'immaginazione echeggiavano nella musica e nei testi di molti musicisti, tra cui Stelios Kazantzidis. Nel sito di Podarades, pur subendo la concorrenza dei tappeti dei turchi e persiani, le manifatture di tappeti di Elefterupoli riescono a sopravvivere ancora per un certo periodo, prima di convertirsi al settore dei filati e dei tessuti. Gli stabilimenti dell'anificio ellenico, del cotonificio, del setificio e della centrale elettrica costituiscono ancora oggi esempi unici in Grecia di archeologia industriale. Nea Ionia era una città composta solo da 24.000 abitanti e divenne un comune autonomo ad Atene. E per via di tutti questi stabilimenti venne denominata come la Manchester della Grecia, raggiungendo l'acme della sua crescita economica e del suo sviluppo produttivo negli anni 50 del secolo scorso. Nea Ionia pian piano si modernizza e gli abitanti diventano 70.000. E anche se di Nea Ionia sembra non ci sia rimasto più niente, invece non è così, perché le origini e le tradizioni si trovano non solo nelle persone che ci abitano, ma anche nell'architettura degli stabilimenti e delle strade, ad esempio, che sono state costruite. Merita particolare menzione il 25° anniversario del gemellaggio tra le città Martina Franca e Nea Ionia. Promozione degli scambi socioculturali tra le due sponde del Mediterraneo favorisce anche la promozione degli scambi economici. La promozione è effettuata principalmente attraverso i gemellaggi mirati, ovvero scambi tra città e paesi del territorio italico, greco e cipriota, poiché hanno affinità storiche e culturali millenarie. Dà l'opportunità alle due comunità di conoscersi, interagire e fare sistema per affrontare problemi comuni e rilanciare l'economia. In tal modo i greci e gli italiani di origine greca del nostro territorio hanno la possibilità di vivificare le proprie tradizioni attraverso un contatto diretto con il mondo greco contemporaneo. Merita un'importante menzione il gemellaggio tra Martina Franca e la città greca Nea Ionia, che è stato fatto 25 anni fa.